I diritti umani più basso al mondo è in Corea del Nord, caro comunista. Quindi discuti di quello, parla della tua famiglia. Non attaccare quattro comici ridicoli al bar con l'Abruzzo. Non sono quattro comici ridicoli, sono pericolosi. C'è la bomba atomica, c'è la violenza, lì c'è. Parla di quello! Sì, puoi rispondere, calma. I comunisti che sono contenti e orgogliosi di una storia criminale. Quanto, se posso chiudere, alla questione generale della legge Fiano, ottima, buonissima, meravigliosa, vorrei leggerne una parte che dice questo. La legge sanziona chiunque promuova e organizzi sotto qualsiasi forma la costituzione di un'associazione, di un movimento, di un gruppo, avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista, oppure di pubblicamente esalti, esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. C'è tutto qua, legge Scelba del 52, la tua è retorica, c'è tutto qua. Tutto, la tua è retorica, autoromantica. Bastava la Scelba, dice Sgarbi, non c'è bisogno di aggiungere altro. Ma tu parli di retorica, che stai parlando della Corea del Nord. Oggi contro chi cazzo lotti? Lotta contro la Corea del Nord, libero del mondo. Lotta contro il comunismo del mondo. Posso sentire, scusate, voglio sentire, io voglio sentire Vauro sulla Corea del Nord. Voglio sentire Vauro. Il comunismo oggi è molto più minaccioso del fascismo. Vittorio, un attimo solo. Perché Vauro ti deve parlare dei comunisti. Vauro ti deve parlare dei comunisti. Così sbaglio hai detto chi è orgoglioso di essere comunista? Sono orgoglioso di essere un comunista italiano. Perché i comunisti italiani della resistenza e dopo con le leggi sul lavoro hanno fatto sì che questo paese fosse talmente democratico che può imparare a dire le tue ucciso. Uccide, e lo devi ai comunisti italiani. Vergognati. Buoni. Comunista, vergognati. Altro che relitto e fascista. Vergognati tu. Calma. Non si capisce niente. Piano Marshall è la democrazia cristiana.